Ciao! Come state? Fa caldo, eh? Ah. Vabbè, ma loro sono abituati, tra poco capirai, succede il macello. Bene, sono venuto qua apposta, tra l'altro. Certo. Quando c'è il macello io devo venire per forza. Senti, quel signore così... Lo conosco, lo conosco. Ah, già fatto? Sì, già conosco il sindaco. È il vostro sindaco di campagna, Roberto Monaco, al quale facciamo un applauso, che ha creato insieme alla Proloco con Adelfio Pirro tutto questo. Senti Francesco, io lo so che tu sei abituato alle grandi città, Milano, Roma, Parigi, New York. No, io amo i paesi, abito in un paese che si chiama Mariano Comense, non è bello come il vostro, ma abito in un paese e amo tantissimo il paese, perché nei paesi si sogna. Si impara a fare una cosa che nelle città purtroppo non fa più nessuno. Si sogna, perché il modo di evadere è sognare. Per cui in un paese come questo sicuramente ci saranno un sacco di ragazzi che sognano di poter fare qualcosa di incredibile. E poi considera che a 40 gradi di domenica 10 luglio loro sono qua. Bravi! Bravi! Senti Francesco. Bravi! La Chiena, tu non ne hai mai sentito parlare, hai visto adesso i giornali? Ho studiato. Nel 600, vero sindaco, com'è la storia della Chiena? Nel 600... Beh, la nascita, intanto mi lasci salutare la nostra città che è bellissima. I motivi per cui trae origine sono motivi igienico-sanitari, naturalmente, però poi nel tempo non c'è stato più bisogno di igienizzare la città in quel modo e il tutto è stato tradotto in un fenomeno che davvero è diventato patrimonio di tutti. Sì, poi sono giorni di festa, sì, si apriva l'acqua per ripulire dalla peste all'epoca nel 600, insomma, quindi poi dopo va bene. Allora, ci vogliamo sedere un attimo, giusto per farci due chiacchiere, o preferite in piedi che lo vedete? Come volete voi, anche in verticale se volete, posso anche saltare mentre... Ok, allora siamo in piedi. Senti Francesco, io ero un po' curiosa, no? Tu praticamente hai fatto di tutto. Di tutto di più. Hai fatto il cantante, hai fatto il conduttore, hai fatto il talent scout, il produttore, insomma, e adesso sei diventato uno dei conoscitori più acuti del web. Sì, sì. Quindi tra queste cose, tu hai detto che tu non sai cantare, hai detto poi tra l'altro. Io non sono un cantante. Mio padre è un cantante, mi incazzo sempre con lui perché gli dico: papà, ma perché non mi hai dato la tua voce? Perché l'unica cosa che ho ereditato da te sono i pochi capelli che abbiamo in testa. Noi anche gli occhi, dai! E gli occhi, vabbè, dai, che gli occhi. Però lui canta da paura, io no, purtroppo no. Beh, no. Infatti chiedo scusa a tutti i cantanti se ho cantato per un breve periodo della mia vita. Però volevo far divertire la gente, quindi l'ho fatto per quello. E ci siamo divertiti. L'ultima canzone che hai fatto, che è praticamente quella, la colonna sonora dei Braccialetti Rossi, hai fatto boom! Sì, è andata molto bene. Tra l'altro ho avuto la fortuna di collaborare con un grandissimo ragazzo, che è anche mio amico, Nicolò Aiardi, che ha scritto questa canzone. E me l'ha fatta sentire, che conta, quella che avete sentito prima. Ha detto: figata, mi piace. E dopodiché è diventata la sigla di Braccialetti Rossi, è successo tutto per caso. E tra l'altro Braccialetti Rossi è anche una serie molto bella, sono contento che un sacco di ragazzi guardino anche serie un po' impegnate, quindi... dei buoni sentimenti. Bravissima, molto bravissima. Molto bello. Senti, una cosa invece che mi incuriosiva, voi l'avete visto The Voice, no? Lui e il papà che si beccavano, andavano d'accordo, ma chi comanda? Lui però purtroppo è più basso di me, per cui diciamo, mio papà, non diteglielo, ma è alto così. Lo sappiamo, l'ho conosciuto. Ecco, per cui quando lo vedete c'è il tacco, il controtacco, non ditegli neanche questo, per favore, cancellate il video sul telefonino che state registrando. Per cui insomma sì, vuole comandare lui, però essendo io ormai alto, lui insomma si caga sotto ogni tanto. E quando avete i tuoi figli? Si scioglie, come tutti i nonni che magari erano severi da genitori, quando poi diventano nonni si rincoglioniscono totalmente e fanno tutte quelle cose che non faceva con me, quindi gli comprare regali, porta il pici 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 pici, e io spero che non, invece non faccia come me, perché io sono cresciuto così, perché sono cresciuto con le canzoni dei Pooh, cioè mio padre mi ha vessato con Piccola Chetti, mi puniva con Piccola Chetti, mi chiudeva in stanza, mi faceva ascoltare Io delle Cittuane, e io sono cresciuto così. Spero che a mio figlio non faccia la stessa cosa. Senti, invece volevo tornare un attimo alla questione dei social. Praticamente voi, secondo me, molti di voi non sanno questo aspetto di Facchi, perché sinceramente lo sapevo manco io. Anche io ho studiato. Neanche io lo sapevo. Cioè, lui ha una società che gestisce anche molti siti, molti social, molti profili social, insomma, si è riuscito a far raddoppiare
i fan di Simona Ventura, da 50.000 a 100.000 in un anche mese. Anche Simona Ventura è diventata un personaggio social. Diciamo che 6 o 7 anni fa ho capito che i social potevano essere la focina dei nuovi talenti. Quindi ho preso l'aereo, sono andato a Carinola, che è un posto in provincia di Caserta, non so se lo conoscete, e sono andato a prendere un ragazzo che all'epoca aveva 17 anni, si chiama Frank Matano. Sono andato a prenderlo a casa sua, l'ho portato a Milano e da lì ho deciso di dedicare il 50% della mia giornata ai giovani. E da lì Frank è stato solo il primo di una lunga serie di giovani che sono riusciti poi a fare quello che sognavano di fare. E quindi non è detto venire da una grande città come Roma, Milano, possa esservi d'aiuto. Frank viene da un paese di 700 abitanti, 600-700, e lui mi diceva: io mi sono messo su internet perché volevo avere più amici di quelli che ho nel mio paese, già quando ne avevo 500 ne avevo già di più di quelli che avevo nel mio paese. Adesso Frank è il personaggio che viene da internet più importante di questo paese, con milioni e milioni di fan. Per cui insomma, anche se venite da un paese come questo che può sembrare piccolo o lontano dalle grandi città, avete la possibilità di farvi ascoltare, farvi sentire tramite internet, che in un secondo vi mette in tutto il mondo. Ed è per quello che mi sono appassionato alla rete, perché da lì poi ho preso tantissimi cantanti, tantissimi presentatori, attori e tantissime persone che, giovani soprattutto, che stanno realizzando i loro sogni. Meglio Twitter, meglio Facebook, meglio Instagram. Quello che volete voi, meglio esserci. Meglio esserci. meglio esserci e vivere anche la vita normale, perché poi, perché, diciamo, la vita dei social è una vita virtuale, per cui è meglio poi gli amici incontrarli, la fidanzata starci insieme, quindi non scrivere solo le cose d'amore via WhatsApp. Adesso la relazione è solo amore, ti amo anch'io, poi basta, cioè non esiste altro rapporto. Invece è bello condividere anche le giornate insieme, stare qua, infatti condividere anche momenti come questi che sono momenti importanti di questo paese. E voi siete fortunati perché nel mio paese c'è il Palio, e quando c'è il Palio bisogna travestirsi. Io facevo il Paggio, non so se sapete chi è il Paggio, comunque uno vestito bruttissimo con la calzamaglia, una roba bruttissima. D'estate? Ad agosto, d'estate, con i cavalli, quindi vi è andata bene perché invece voi avete una cosa dove, con l'acqua, quindi vi divertite, vi rinfrescate, ecco. Allora io volevo anche far intervenire il sindaco e anche Adelfio per raccontarvi un attimo come abbiamo deciso poi, perché non è che noi abbiamo scelto Facchinetti così, cioè noi abbiamo fatto una ricerca, cioè volevamo volevamo dei personaggi importanti che avessero spessore, che avessero fatto tante cose, non è che ci prendevamo insomma uno così. E quindi insieme alla Proloco, insieme al sindaco di Campania, siamo stati alla ricerca dei personaggi migliori e li abbiamo portati qua, e tu sei stato il primo perché inaugurerai anche la nostra giornata della Chiena. Sindaco, ci dici qualcosa di relativo a tutto questo programma? Beh, allora il programma nasce in realtà per far fare un salto di scala alla Chiena, perché noi intendiamo portare la Chiena all'attenzione, alla ribalta nazionale, e questo poi dovrà essere il preludio, dopo averla portata all'attenzione nazionale, il preludio per chiederne l'inclusione all'interno del patrimonio immateriale dell'umanità con l'UNESCO, perché questa cosa, questo fenomeno è davvero unico al mondo ed è giusto che sia preservato con tutti i crismi del patrimonio immateriale. Dunque stiamo la scelta di personaggi famosi a livello nazionale ci consente appunto di dotarci di una sorta di curriculum spendibile poi per avanzare la candidatura ad un livello ancora più elevato. Dunque ha senso tutto questo perché siamo all'interno di un percorso. Peraltro la scelta di Francesco, a cui rinnovo il benvenuto da parte di tutta la comunità di Campania, è una scelta perché egli rappresenta in qualche modo il simbolo dei giovani, che utilizza il linguaggio dei giovani, che sa comunicare con i giovani. Ed era anche qui per lanciare un messaggio, lo ha detto in realtà poco fa, l'esistenza non si esaurisce nei social. I social sono soltanto uno strumento di comunicazione, che però non vanno confusi con la propria vita tutta intera. La vita è un'altra, quello è solo un pezzettino. Sindaco, sono curiosa di sapere una cosa, ma ci sono delle regole durante la Chiena? Perché io so che c'è proprio un vademecum, quali sono le regole? Certo, ce ne sono diverse, peraltro adesso vorrei cogliere l'opportunità per lanciarne una ai nostri straordinari operatori, bar, ristoranti e quant'altro, perché bisogna stare attenti tutti a preservarlo questo fenomeno, e uno dei modi per preservarlo è quello di non portare bottiglie di vetro lungo la Chiena, perché naturalmente potrebbero dare adito poi
a dei problemi seri ed è responsabilità di tutti. Allo stesso modo, da quest'anno abbiamo messo a disposizione dei locali affinché chi si bagna possa cambiarsi in tutta sicurezza, evitando anche quelle scene che potrebbero prestarsi, diciamo così, ad un fastidio ottico in mezzo alla strada. Quindi niente costumi? Insomma, stiamo cercando di anno in anno di apportare delle migliorie. Si sa, il mondo non è possibile cambiarlo tutto ad un pezzo, ma in continuazione sì. Bene, capito? No, perché a un certo punto succedeva di tutto, Francesco, puoi immaginare, no? Ci si cambiava, insomma, che anche quello è folklore. Però, Adelfio, programma intenso in tutte le domeniche, ad eccezione, mi sa, del 30, poi avremo ospiti per tutte le domeniche, però di sera vanno meglio loro. Di sera sì. Salve, buongiorno a tutti. Niente, il progetto nasceva con un obiettivo ben preciso, coinvolgere persone delle vostre eccellenze, ovviamente, per cercare di ringraziare un attimino pure le eccellenze che abbiamo qui a Campania. Un paese di 2500 anni negli anni ha sfornato un bel po' di eccellenze, e quindi perché no, insomma, coinvolgere una persona come te, Francesco, che ti faccio i miei complimenti, e allo stesso tempo ringraziare un poco nel mondo musicale, ovviamente, chi porta il nome di Campania nel mondo. Da qui nasce il progetto Star in Chiena. Bravo, mi ha dato un assist, mi era quasi sfuggita questa cosa, bravissimo. Il nostro presidente della Proloco, approfitto anche per ringraziare Goi Comunicare, che è stato dietro all'organizzazione di questo Star in Chiena. E quindi sì, Francesco, praticamente ogni giornata è dedicata a un'eccellenza territoriale. Oggi, chiaramente, con la tua presenza, è quella dedicata alla musica. E qui ci sono tantissimi talenti musicali. E vogliamo partire proprio, sono tre premi, non ti teniamo a lungo, sono tre premi importanti. Il primo premio che consegneremo è alla famiglia Gibboni, quindi se magari, ecco, Bruno... Che farei un grande applauso. Magari lo consegni proprio tu questo premio. Dove sono la famiglia Gibboni, dove sono? Ecco, li stanno arrivando, si fanno... Ecco, loro davvero hanno rappresentato la musica in tutte le sue sfaccettature... Vieni. Grazie a voi. Eccoli qua, tutta la famiglia. Sì, va bene. Allora, consegniamo al capo, al più piccolo o al più grande, ai ragazzi. Vogliamo dire due parole? Facciamo anche una bella foto. Ah, ok, buongiorno. Mio marito, come al solito, ha delegato me. Niente, grazie Adelfio, grazie al sindaco per questo riconoscimento. Per noi è un piacere, siamo campagnesi e andiamo sempre avanti con i nomi di Campania. Grazie. Grazie sindaco. Allora, lo diceva prima il presidente della Proloco, Adelfio Pierro. In realtà abbiamo voluto legare il brand, l'immagine, l'attrattiva probabilmente della manifestazione più eclatante che abbiamo qui a Campania. Abbiamo voluto utilizzare il brand per metterlo a servizio della meritocrazia, e dunque attraverso la Chiena vogliamo assegnare chi nelle varie discipline riesce a portare il nome di Campania in Italia e se possibile nel mondo. Grazie famiglia Gibboni. Grazie mille. Credo che sia una cosa veramente bella. Tra l'altro loro sono conosciuti in tutta la regione Campania. Allora andiamo col secondo, l'altro premio che va al maestro Luciano Marchetta, che io tra l'altro conosco, ma non c'è la moglie che ritira. Associazione ACAB. Eccola qui, ritira la moglie, quindi non ce l'abbiamo. Vicepresidente dell'associazione ACAM, buongiorno a tutti, associazione culturale, artistica e musicale. Saluto anche da parte del presidente, il professore Marchetta, che stamattina è stato impossibilitato a partecipare. Ringrazio l'amministrazione del Comune di Campania, la Proloco Città di Campania, per questo invito graditissimo, per questo riconoscimento veramente gradito. Facciamo una foto sì. Con... Ok, grazie mille, grazie. Quando senti queste canzoni ti vengono i brividi, nel senso proprio che non ne puoi più. No, io la devo cantare almeno 10 volte al giorno, perché poi ci sono i miei figli, poi arrivano i figli, gli amici, mi canti la canzone e io un'ora al giorno. No. Anche perché ogni volta che la mettete per 20 secondi mi arriva la SIAE, per cui. Però la SIAE. Eh sì, no.
Maledetto. E allora, e poi abbiamo invece un altro premio. Tra l'altro li conosco personalmente, loro suonano con pezzi grossi, tipo uno su tutti Mario Biondi. E quindi sì, insomma, sono conosciuti davvero a livello nazionale ed internazionale, quindi vorrei sul palco accanto a noi i fratelli Scannapieco, Daniele e Tommaso. Tommaso ce lo siamo persi. Daniele, vieni. Vieni, vieni. Sindaco, io... Beh, insomma, Daniele, tu effettivamente so che non ti piace molto parlare, facciamo qualche altro evento insieme, non ti piace mai parlare, sfugge, però sicuramente è bello. Bellissimo, poi un premio dato dai propri concittadini è un valore, insomma, più importante, così in generale, quindi sono veramente doppiamente felice stamattina, grazie. A volte si dice nemo profeta in patria, e invece col sindaco, insomma, ci siamo riusciti. No, la campagna non è assolutamente così, anzi, ragazzi, soprattutto quelli più giovani, sono molto ma molto attenti a... Insomma, stai per partire per qualche tournée? No, oggi sono invitato a una comunione. grazie mille. Ah, sì, allora c'è un omaggio per Facchinetti e lo portano qua? Ok, allora le aziende, quindi quello che non sei riuscito ad assaggiare prima, dagli pure il microfono Roberto, quello che non sei riuscito ad assaggiare prima te lo porti a casa. Che cosa? È tutta una Fatemi serie di vedere, prodotti, dell'olidicola olearea Maglio, biscotti Fisciola Campagnola, Agrinatura e Casula Vinaria. Portate qua ragazzi. Adesso ce lo portano, così magari facciamo anche delle foto. Poi loro sono emozionati. Quindi la possiamo mettere il Capitano Uncino, ha detto di sì. Vai. Oh, guardate che bellezza, grazie. Allora, che cosa c'è qua dentro? Olio di nocciolato, azienda di campagna, azienda Maglio, schiacciatine di grano della Campagnola, sempre tutte aziende di campagna, pomodorini di Agrinatura e vino Chiena di Casula Vinaria. Che brava! È riuscita a ripetere. Bravi tutti, grazie mille. Questo lo mangio, l'olio lo bevo direttamente. Buonissimo, grazie. Italia 1! Vai! Fuori a tempo il bacino, sono il capitano. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Fuori a tempo il bacino, sono il capitano. Giro, un passo avanti, un dettaglio, un altro indietro ballando. Fuori a tempo il bacino, sono il capitano. Giro. Allora, volevo approfittare prima di entrare poi naturalmente nel vivo della Chiena di fare i dovuti ringraziamenti, e non sono ringraziamenti formali, sono ringraziamenti sentiti e di cuore. Innanzitutto alla società di comunicazione COI Comunicare, perché credo che abbia fatto un lavoro splendido, apprezzato da tutti. Alla Proloco, rappresentata qui dal suo presidente Adelfio Pierro. Vorrei ringraziare le aziende, dall'oleificio Maglio per quanto riguarda appunto l'olio, alla Campagnola per quanto riguarda le schiacciatine, ad Agrinatura, a Casula Vinaria, aziende locali, prodotti locali. Ed infine, questo anche a chiarimento di tutti i nostri concittadini che ci stanno guardando, tutto questo mese, tutti questi fine settimana, queste domeniche, questi salotti televisivi, dobbiamo fare un ringraziamento agli sponsor, perché sono gli unici che hanno consentito di realizzare per la nostra città tutto questo. Grazie infinite! Vorrei anche aggiungere Davi Media, che ci ha consentito, chiaramente grazie anche al professore Roberto Vargiu, ci ha consentito di arrivare a Francesco e agli altri ospiti che avremo nelle prossime sere, anche perché l'abbiamo detto spesso, se volessimo
l'idea era proprio quello di fare un salotto, cioè di far raccontare questi personaggi che noi li vediamo da lontano, ma in realtà poi sono delle persone splendide e alla mano. Volevo dire anche tra l'altro che alcuni dei prodotti locali sono già a livello nazionale, perché con noi io conduco un programma su Alice TV, che è un canale tematico nazionale, con loro già abbiamo presentato anche su Alice i loro prodotti. Piano piano, io vado piano, Francesco. Piano così. E allora noi tra pochissimi minuti, il tempo di organizzarci, andiamo chiaramente. Quindi sindaco, ci faccia capire un attimo, quante volte si apre, scenderà l'acqua attraverso... In genere si apre il weekend, oggi c'è la giornata di esordio, poi avremo il weekend prossimo per tutto luglio, poi avremo i primi weekend di agosto fino ad arrivare alle ultime due chiene conclusive di mezzanotte, il 16 e il 17. Invitiamo Francesco, insomma, di portare la famiglia, perché il 16 e il 17 di notte vedere questa città a mezzanotte attraversata dalle acque è una cosa che non si può raccontare, bisogna viverla. E invece le secchiate? Beh, le secchiate c'è un apposito, a proposito, c'è un apposito calendario divulgato sia in maniera cartacea attraverso brochure, manifesti e quant'altro, sia sui social, tanto sulla pagina Facebook del sindaco quanto su quella ovviamente della Proloco, per cui chi volesse vedere tutte le date, compreso quelle delle secchiate, deve andare naturalmente sui social. Grazie a tutti e buon divertimento campagna! Allora, facciamo un attimo una foto noi dell'organizzazione. Roberto, va giù, vieni, Bruno, tutti quanti insieme, ci dimentichiamo sempre degli organizzatori poi noi.